Cristiano Vignali per Agenzia Stampa Italia, siamo qui a Chieti in compagnia del neo campione d'Italia Emanuele Cavallucci del pugilato della categoria Welter. Lei si è laureato l'8 marzo campione d'Italia, lo ha fatto in nome della sua città. Sì, è stata un'esperienza unica perché ho potuto riportare il titolo a Chieti dopo circa 50 anni che mancava. E l'ultimo appunto che ha portato questo titolo a Chieti è stato proprio Tullio Di Giovanni, colui che dà il nome alla palestra dove mi alleno io, la Tullio Di Giovanni Box. Lei è Quindi, cresciuto in questa palestra? no, non sono cresciuto in questa palestra, mi sono spostato in questa palestra circa 3 anni fa, dove mi hanno accolto subito, mi sono trovato molto bene ed è in questa palestra però che ho fatto il mio salto di qualità. Quindi, lei vuole ringraziare anche gli allenatori di questa palestra? Certo, assolutamente. Il maestro è Davide Di Meo, un grande maestro, un grande stratega più che altro del pugilato. Infatti il combattimento che ho fatto l'8 marzo era stato studiato da lui, proprio studiato. Quindi nei minimi dettagli Sì, nei tecnicamente minimi avete dettagli l'ha studiato studiato. lui, l'ha fatto lui il match, mi sono preparato bene e mi sono impegnato per far riuscire quello che provavamo in allenamento. Quando ha pensato che poteva vincere? L'ho sempre pensato dal giorno che mi hanno detto che ero sfidante ufficiale italiano, che avrei potuto vincere. Poi, potevo anche perdere, assolutamente, però ci ho creduto dal primo momento. Parlaci un po' della gara, come si è sviluppato il match? Ma la gara si è sviluppata con una prima ripresa di studio dove nessuno dei due si è fatto vedere, diciamo, perché appunto erano riprese di studio. La seconda ripresa, forse, ora non mi ricordo bene, però me lo sono rivisto, ho preso un colpo in più. La seconda ripresa ho preso un colpo in più sicuramente. La quarta ripresa l'ho centrato bene Hai vinto con un per KO, ha gancio. vinto? Sì, ho vinto per KO alla quinta ripresa, non alla quarta. Alla quarta ripresa è andato giù, si è rialzato, abbiamo continuato ed è finita la quarta ripresa. Alla quinta ripresa ero convinto che avrei potuto chiudere il match prima del tempo, ci ho provato e ci sono riuscito. Io prima di chiederti quali sono adesso i tuoi possibili sviluppi, i tuoi possibili traguardi, cosa dici ai giovani, cosa lei si sente di dire ai giovani che si vogliono avvicinare a questo sport? Visto che sei comunque abbastanza Sì, giovane, io sono giovane, però sono molto sincero. Nutro una grande. Cioè, no, scusa, ho sbagliato. Non nutro una grande fiducia nei giovani d'oggi, soprattutto dai 14 fino ai 20, perché? perché li vedi in giro, li conosci, provi ad invitarli a fare sport, qualsiasi esso sia, e loro ti rispondono: non ho voglia, non c'ho i soldi. Che poi il 90% dei casi è una scusa, perché non ho, in realtà non ho voglia. Manca la voglia al fine educativo dello sport, Sì, anche perché ho visto l'autocontrollo. ragazzi entrare in palestra, sentire le regole della mia palestra dove io insegno, che sono un insegnante di pugilato. Sentire le regole e non venire più. E non venire più in palestra. Perché? Perché se fai 5 minuti di ritardo fai 20 flessioni. Perché se non mi chiami con il nome che mi spetta, in questo caso coach, fai 20 flessioni, se non rispetti gli altri vieni escluso dagli Ci sono allenamenti. delle regole, insomma. Se per la strada sei un attaccabrighe e io lo vengo a sapere ti elimino dalla mia palestra, evidentemente ai ragazzetti queste piccole regole non vanno bene e si allontanano, ma come si allontanano da qualsiasi altro sport. Quindi sport è Molto anche, lo sfiducia. box è anche una forma di L'educazione, educazione sì. mentale e quindi un'educazione anche a sapersi comportare in mezzo alla strada nella Sì. vita di tutti i giorni, con delle regole ben precise. Ora tu hai parlato, lei ha parlato più volte del Tu mi fatto, puoi dare il tu ok, tranquillamente, ci ho più creduto. volte hai parlato del fatto che ora in caso di vittoria avresti avuto nuove ambizioni, nuovi orizzonti, nuovi traguardi che si aprivano davanti a te. Questi traguardi, questi obiettivi nuovi, chiamiamoli obiettivi nuovi, sono semplicemente il confermarmi campione italiano.
A livello europeo non hai ambizioni? A livello europeo non ne voglio parlare per scaramanzia, come non ho mai parlato in questo tempo del campione italiano. Quindi intanto lavori per... Sì, io non ho mai detto fino a 4 giorni fa se divento campione italiano, se divento campione italiano, non l'ho mai detto. Ma al massimo dicevo se tutto va bene, Però non ho mai parlato di campione italiano perché così, ero scaramantico. Ho strappato la vittoria come tutti sappiamo, quindi ora posso dire campione italiano. All'Europa ci penserò fra qualche mese, dai. Quindi chi vivrà vedrà. Chi vivrà vedrà. Domanda. Chi mi seguirà vedrà. Quando hai vinto, hai detto che l'avresti fatto per la città di Chieti. Sì. Una città che attualmente è anche bistrattata, anche in parte anche a livello sociale, a livello politico, che ne pensi? Mo mi ha fatto male difficile perché ho il dente avvelenato con la parte politica, perché non sono stato supportato per niente né dalla politica. Vorrei sottolineare che il sindaco non c'era, assessori non c'era nessuno. E fai un ripeto, non è stata una riunione di pugilato, è stata come quelle che si vedono di solito dentro le palestre che si fanno in zona. Invece è stata la finale italiana. È stata la finale italiana, cioè è stato il più grande evento italiano. Evento pugilistico negli ultimi 50 anni fatto a Chieti. Cioè, però va bene. Ha portato così. Anche immagine e prestigio alla città. Ha portato immagine, ha portato 1000 persone paganti. Pagano è importante perché a Chieti non si paga niente. Dove si è fatto? A Pala Santa Filomena. Pala Santa Filomena. A Chieti non si pagava nulla, invece quella manifestazione era a pagamento e il palazzetto straboccava, il palazzetto è esploso. Sì, fa circa 1000 qualche posto, quindi quasi pieno in ogni ordine di posto. Sì, no, era più che pieno, tra l'altro. Non si potrebbe dire, ma era, ci stava... Straboccava, tranquillamente. Le grandi aziende locali mi hanno chiuso la porta in faccia, le piccole aziendine, il bar, il ristorante, qualcosa mi sono stati molto vicino, questo devo dirlo tranquillamente, ma le grandi aziende 0-0. Spero che ora, vedendo il risultato, non il risultato dell'incontro, il risultato del successo della manifestazione, possano avvicinarsi e io sarò... Sicuramente è stata una vittoria del popolo di Chieti. Sì, perché ti fa capire che una persona, anche nascendo con nulla, che, non per fare la parte, però è la verità, sono nato alle case parcheggio di Sant'Anna, a 6 anni mi sono trasferito alle case popolari del Trigalle, non ho una mamma che fa ora l'avvocato, di Filippone. Sì, non ho una madre che fa un avvocato, non ho un papà che fa il dottore, che fa il medico, no. Io non c'ho niente, mi sono creato da solo. Sono entrato in palestra a 14 anni da solo e a 30 anni ho vinto questo titolo. Mi sono veramente fatto, come si dice, un mazzo tanto. Fa tutto da solo. Quindi questo è un messaggio per tutti. Se volete una cosa, combattete ogni singolo giorno. Qualunque sia l'obiettivo, che sia un titolo di studio, che sia il lavoro, combattete ogni giorno per quello in cui credete davvero. Non solo a chiacchiere. Ringraziamo Emanuele Cavallucci, campione nazionale italiano welt di box, di pugilato. Da Cristiano Mignano è tutto. Grazie. Qui dal Grande Caffè Teate di Chieti. Grazie.